Sconfitta casalinga della Polisportiva Moronese che cede l'intera posta in palio alla rischia. Proprio così. I padroni di casa hanno ceduto i tre punti agli Aquilani nel primo tempo, in tre episodi, che devono servire come lezione per migliorare in futuro, come ammette Matteo Liberatore al suo rientro quest'oggi dopo l'infortunio. Abbiamo perso una partita sicuramente nel primo tempo. Tre errori nostri individuali, abbiamo subito tre gol. Però il calcio è questo, sinceramente. Abbiamo giocato una partita a una porta, dal primo al novantesimo minuto. Abbiamo preso una traversa, un gol annullato. Il calcio è questo. Ci andiamo a casa con una sconfitta. Questa è la sintesi di quel che è accaduto al campo di bagnaturo nel confronto valido per la quarta di andata del girone A di Terza Categoria. I padroni di cassa sono privi di balla squalificato e del portiere titolare Torre infortunato tra i pali gioca Musella. Al cospetto, oltre a Liberatore, c'è il rientro di Perna dalla squalifica. Nella rischia gioca Samuel Napoleon, nigeriano richiedente asilo politico, tesserato nei giorni scorsi insieme a Silvestro Moreghie, anch'egli proveniente dalla Nigeria, ma quest'oggi assente per infortunio. Il presidente della rischia, Domenico Capanna. Questo tesseramento di questi due ragazzi è un risultato eccezionale perché loro hanno l'occasione di esprimersi. Esprimersi attraverso il calcio è per loro veramente molto importante, venendo da una storia comunque molto complessa che è quella della fuga da guerra, povertà eccetera e quindi noi siamo molto soddisfatti. Vediamo i contenuti del match, la Moronese è determinata sin dall'inizio ma viene pulita al primo affondo degli ospiti, al tredicesimo i locali troppo sbilanciati in avanti, si fanno sorprendere da una palla lanciata in profondità dalla rischia che si porta in vantaggio con Samuel Napoleon che riceve d'avanza battendo in aria Musella. È immediata la reazione della Moronese che al 22 pareggia su punizione con Gian Lorenzo, ma la gara è difficile più del previsto, in quanto nell'ultimo quarto d'ora la rischia si porta altre due volte in gol con il solito Napoleon. Al trentunesimo il nigeriano viene atterrato in area da perna, ma le immagini per la posizione scomoda delle riprese non aiutano a vedere bene. L'arbitro Mattia Montanini dell'Aquila segna il calcio di rigore e si incarica dal dischetto lo stesso Napoleon che spiazza Musella. Gli ospiti galvanizzati dalla rete del nuovo vantaggio colpiscono ancora con Napoleon portando a tre le marcature con un'azione però in dubbio fuori gioco. Per Samuel Napoleon si tratta della tripletta che vale il 3-1 finale del primo tempo. Nella ripresa il tecnico della Moronese Nando Restaino inserisce Cianfaglione al posto di Antolini per dare più incisività in avanti. Al ventesimo riapre la partita Matteo Liberatore con un sinistro da fuori aria che si insacca all'angolo basso alla destra di Tarquini. Rientro con il gol per Liberatore che però al 27 si vede annullare una rete in quanto l'azione viene fermata per un manidi di Camillo e al trentaduesimo colpisce una traversa su punizione. L'Aboronese tenta il tutto per tutto sino all'ultimo secondo ma alla fine arriva una sconfitta che brucia tantissimo in considerazione del pareggio mancato di un soffio nel finale con un tiro insidioso in aria di Orsini respinto dall'estremo difensore Tarquini con palla poi allontanata da Fiaschetti. La Sora ti ha detto che doveva andare così. Forse il pareggio era il più giusto, noi l'abbiamo persa la partita al primo tempo. Episodi forse dettati da inesperienza. Vedo grande entusiasmo nel giocare, però forse ci manca un po' più di cattiveria agonistica che serve in questo campionato per portare avanti e portare a casa il risultato.